anche Marcelli. E anche Marcelli. Ci fermiamo infatti qua come prima tappa, oltre che a riprendere un po' il fiato dopo le scale. Daniela. Non c'ho l'effetto sorpresa. No, scherzo. A sinistra si erge imponente il Monte Conero, 572 metri di altezza per 5 milioni di anni. È l'unico. A sinistra, su quella collinetta, vedete quella zona costiera, è la serra di Castelfidardo. Adonne. Perché in alcune tali non è agone. Ma cade. Ho capito, ma gli anconetani saranno schierati. 400, i pirati ottomani, questi pirati. Alla fine 400. Sì, precisamente la costruzione è iniziata nel 469, il camminamento nell'80. Perché nel caso in cui tutto fosse sotto noi, vale la pena queste feritoie, che in origine erano più ampie. Venivano lanciati materiali incandescenti, olio e acqua. In realtà ci pensavano molto prima di buttarli, perché costava l'olio, soprattutto costava ai tempi, quindi sì. Ci pensavano. Attenzione a questo gradino che è reso invisibile da questo gioco di luci ombre. Per me è anche più invisibile. Voglio stare. Siamo entrati nella cosiddetta stanza ex voto, così chiamata perché qua conserviamo tutti questi doni che nel corso degli anni fedeli... Della mia concorrenza, Ciro, della nostra concorrenza. ...tragedia e superstiti pochissimi, tra quello stesso nobile, che era il capitano, e secondo la tradizione stringeva a sé il quadretto durante la fase di caduta. Quindi proprio per essersi salvato lo ha portato da noi in segno della grazia ricevuta. Questi, avete subito intuito, sono del mondo aeronautico, sì. Questo perché c'è uno stretto legame tra l'aeronautica e la Madonna. Beh, mi pare logico. È una brevissima tappa, riprendiamo la storia lasciata in sospeso, dicevo, di questi turchi che sbarcano a Otranto, in seguito giungono ancora più vicini a noi, esattamente a Porto Recanati, la località balneare con grattacielo, no? Sì, molti dicono bene. Sia obbrobriosa. Perché non... Posso interrompere? Lucia, quella è la villa dei Cigli, del tenore Cigli. Quella lì in fondo? Quella là giù, in mezzo a quel boschetto. La terra di zona. Bello, caratteristico, Cesare. Dai a Cesare quello che è di Cesare. Attenzione alle scale. Questi archi, no? Vediamo proprio come sono fatte le chiese, le basiliche al loro interno, un'occasione rarissima perché quando mai capita di poter camminare sopra la chiesa di fatto. Se uno alla volta li posizionate in questo punto e guardate uno dei principi base della fisica, due forze uguali opposte tra di loro si annullano a vicenda, tanto che è una questione di spinta che scaricano dolcemente il peso verso le pareti. Questi contro spinta che premono forti verso la cupola. Quest'ultima è la parte più grande del Vaticano. Tant'è che i signori, per far parte dell'ordine, sborsavano la bellezza di 500 scudi, che equivalgono agli attuali 50.000 euro. Una cosa non indifferente. Una volta investita l'ingente somma, diventavano di fatto dei tiranni, la legge locale non contava più nulla. Quindi, come storia, si rivela, insomma. È da tre anni che ci vengo, quindi non so cosa c'era prima, magari 5-6 anni fa. Sì. Queste qua sottoterra passano alla casa del clero, ex convento dei frati, e oggi è un albergo. Hanno fatto sempre in caso di attacco, si muovono da una parte all'altra in tutta sicurezza. Invece oggi fanno le strade per andare qui, quindi dico tante cose. Si sono spostati i termini, però sempre quello è. Noi li amiamo lo stesso. Allora. Ci vedi con un elmetto?
vista di tutte queste casette accumulate è qualcosa di incantevole, no? Di notte diventa un vero e proprio presepe. E al di là della collina sorge il paesino, piazza. Siete già state, no, si riporteranno, no. Portate le recanati nel pomeriggio perché insomma merita. In questa via, no? Sì. 7 km sempre diritti ci è arrivato. È vicino. Sì. La facciata che ci sta di fronte. Queste cupolette che vediamo servono da gente. Invece di lampadari sottostanti che corrono lungo tutta la nave. Ah, quindi quando erano i lampadari? Sotto sono già stati a vedere la basilica. No, poi vi accorgerete dove camminavamo, dove stiamo camminando adesso, no? Questa è la navata centrale, no? Quindi cuore della basilica, con tanto di volte. Assolve una duplice funzione, la prima in caso di sismi e di circoscrivere l'effetto del terremoto all'interno di questo triangolo, di questo delta. Il monaco, la trave verticale. La basilica sotterranea. Sì, la basilica. Sotterranea. I pellegrini, esatto. Ci troviamo sul punto. Non so se entrando, guardate un po', abbiate visto che la bello. Cupola. In genere la completamente bella. Scusate, come faccio da non so se c'è presente la che c'è qua, sa che non è.